Ciao ragazzi, ecco voi un nuovo video tutorial. Questo video vi farò vedere questa nail art che sto mostrando appunto nelle immagini. Mi piace tantissimo perché non vedevo l'ora di utilizzare questo colore fluo che è stupendo. Vi dico che dalle immagini non rende quanto è bello, mi piace tanto tanto tanto. E l'ho fatta per il mio compleanno che è stato il 30 aprile. Ora seguiamo il tutorial. Io ho preso questo neon che ho comprato al Cosmoprof che è della Life. E sono chiamati One Stroke. L'unico problema è che al Cosmo Prof costavano 10 euro, nel negozio mi pare più di 25, quindi diciamo che il costo non è poco. E infatti, per fortuna che l'ho comprato al Cosmo Prof. Io ho fatto comunque la ricostruzione, quindi ho fatto il base, ho messo il cover. Ora prendo il pennello di Noemi, che è un pennello 3D a setole naturali molto sottile, dalla punta molto sottile, scusate, e comincio a stendere il prodotto, sempre nel solito modo: stendere po prendere poco prodotto, stenderlo molto molto bene, coprire gli angoli, coprire la punta, fare un bel sorriso, farlo più delineato possibile. Poi mettete in lampada a catalizzare. Se invece usate gli smalti che non state facendo la ricostruzione, prendete il vostro rosa fluo, fate il French e aspettate anche in questo caso che asciughi molto bene. Vi sconsiglio di utilizzare gli smalti nella ricostruzione come sempre, ve lo dico spesso, e ne avevo fatto un video dove comunque ne parlavo. Una volta fatto il tutto e catalizzato, mettete in lampada, fate la bombatura, dopodiché sgrassate, sistemate la bombatura e facciamo la nail art. La differenza sta che invece nell'anulare ho steso a monocolore, quindi cosa dovete fare? Abbiamo fatto la bombatura, abbiamo sistemato la bombatura, prendiamo il nostro, io ho preso il pennello Irene Merlo 0, voi prendete quel pennello che avete, e stendiamo appunto a monocolore sull'anulare il rosa fluo. Anche qua poco prodotto, come vedete sono dei colori molto molto coprenti che già alla prima passata sono perfetti. Io do la seconda per dare molto più colore e dare molta più consistenza al colore stesso. Però come vedete sono stupendi appunto per questo motivo, me ne sono innamorata. Ho preso questo colore, l'arancione e il giallo. C'era anche il corallo, ma il Cosmo Prof praticamente era finito. Ora prendiamo la nostra colla per foil, che è quella che utilizzo per Gamax, e l'applichiamo al lato dell'unghia. Come vedete la colla è bianca, quindi dovete aspettare che asciughi completamente, diventi trasparente, prima di utilizzare i foil. I foil possono essere utilizzati sia sugli smalti, nella ricostruzione, che nel semipermanente e sono veramente molto molto belli, ultimamente li utilizzo tantissimo. Appunto, poi cosa dovete fare? Dobbiamo prendere il nostro foil, io prendo sempre questi di Gamax, che ha questo colore, vedete che ha un rosa, diciamo, quasi glitterato. Quindi lo prendete o lo lasciate un pezzo intero o lo tagliate a vostra scelta. Quando la colla, come vedete, è completamente trasparente, passate sopra il foil in questo modo. Se per caso vedete che in un punto non è ben venuto, come voi volevate, basta prendere la colla, rimetterla un po' in quel punto, aspettare che asciughi e passare il foil. I foil sono molto delicati, quindi, soprattutto se usate gli smalti, dovete stare attenti, soprattutto dopo a che top coat usate, perché ho sentito soprattutto in rete che tanti top coat sciolgono il foil. Io so che quello di Pupa non crea problemi, voi comunque testate, al massimo rifate da capo la nail art, tanto con gli smalti non ci mettete tantissimo. Io invece poi ho utilizzato il mio solito sigillante di Crystal Nails, che è il Top Seal, e non ho avuto problemi. Sull'anulare cosa facciamo? Prendiamo un nero, che può essere gel, smalto o colore acrilico, quello che volete, prendete un pennello, uno spot e iniziate a fare queste righettine che saranno il nostro maculato. Io inizio a fare il nero, che mi è più comodo, dopodiché, dopo aver delineato bene il nero, essendo gel, lo metto in lampada a catalizzare, se è uno smalto o l'acrilico aspettate che asciughi, dopodiché coloriamo l'interno. L'interno lo volevo bello brillante, bello lucido, quindi cosa ho scelto? Il mio bel glitter di Crystal Nails. Non mi ricordo mai il numero, ma nella recensione dei gel color vi ho indicato il numero perché me lo chiedete sempre in tantissimi. È un glitter veramente molto molto luminoso. Cosa fate? Cominciate a metterlo un po' nell'interno, poi ne prendete diciamo di più e cioè lo rendete molto più coprente e quindi decidete voi quanto prodotto metterne. Tenete presente di non metterne troppo perché ovviamente dopo noi andremo a sigillare, se ne mettete troppo ci saranno tutte le gobbe. Quindi cercate di dosare bene il prodotto, mettete in lampada a catalizzare. Se usate gli smalti aspettate che asciughi. Dopodiché, come vi avevo detto, prendete il vostro sigillante. Io ho usato il Top Seal di Crystal Nails, voi usate il vostro sigillante e andiamo a sigillare bene tutta la nail art fatta sull'anulare.
Se usate gli smalti dovete poi mettere un top coat. Invece nelle altre unghie, per abbellirle molto di più, perché avevo proprio voglia di colore e di nail art, ho preso questi sticker a forma di fiore e le ho messi a lato parallelo dove avevo messo il foil su comunque tutte le unghie, ovviamente su tutte e due le mani. Gli sticker, vabbè, si attaccano da soli perché hanno una colla. Una volta applicati tutti, anche in questo caso andate a sigillare la nail art, sigillate bene soprattutto lo sticker, mettete il lampada a catalizzare. Se avete usato gli smalti, aspettate che comunque si sigilli tutto e lo smalto asciughi. Questo è il risultato finale. Spero sempre come sempre. Scusate se oggi il gioco di parole, ma sono un attimino fuori. Che vi sia piaciuto. Al prossimo video di nail art, un grosso bacio a tutte quante. Mua!